Successo di pubblico in piazza Garibaldi a Sulmona per la festa dei fuochi che ha sancito l'inizio ufficiale delle manifestazioni della giostra cavalleresca 2013. Sono state due giornate di intensa attività. I giochi popolari ed il palio degli asini ieri, che hanno visto protagonisti i capitani e i soci dei borghi e sestieri, hanno fatto accrescere l'interesse. Per quanto riguarda i giochi, al primo posto si è classificata San Panfilo con 43 punti, a seguire Bonomini con 39, Pacentrano, Finiamabile e Manaresca con 38, Tomba con 26 e Iapasseri con 25. Per quanto riguarda invece il palio degli asini, è stato vinto dalla giostra con l'asino condotto da Maurizio Antolini. Al secondo posto Finiamabili. Durante la manifestazione è stata accolta la squadra del Sulmona Calcio di ritorno da Ortona, dove ha conquistato il matematico accesso in Serie D. Ciò viene considerato di buon auspicio per il futuro da parte del commissario reggente dell'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca Mimmo Taglieri. Una partenza meravigliosa. Praticamente abbiamo avuto i primi due giorni di tempo bello dall'inverno. Siamo usciti oggi veramente con l'accensione dei fuochi, usciamo dall'inverno. Prima si avvicinava a San Giuseppe questa festa, adesso invece facendola in questo periodo praticamente ci allontaniamo dall'inverno. E praticamente il risultato di ieri è buono, quello di oggi è eccellente, e il fatto che anche il Sulmona abbia avuto una vittoria ci incita ad andare avanti per vincere anche con questo evento, perché non fare questo evento sarebbe significato lasciare Sulmona senza un'attività nell'estate. Noi rifaremo la giostra, la facciamo grazie anche a chi ci ha preceduto, perché altrimenti non avremmo potuto avere questi risultati. Devo dire che abbiamo trovato una situazione veramente bella, niente debiti, contrariamente a quanto si diceva, è un fardello importante perché di soldi ne dobbiamo trovare troppi, molti, però sono convinto che quell'entusiasmo col quale è partita questa iniziativa troveremo soldi e troveremo attività anche oltre quelle che sono state fatte gli altri anni per riempire anche gli altri giorni, per fare un cartello estivo per Sulmona.